Questa mattina presso la chiesa di Sant'Andrea a Chioggia si è tenuta una cerimonia eucaristica in occasione dell'arrivo delle spoglie mortali di Fulvio De Antoni, morto in Germania di stenti, prigioniero, costretto ai lavori forzati il 2 gennaio del 1945, a non ancora 22 anni, durante la Seconda Guerra Mondiale. Venne sepolto prima a Norimberga, poi a Francoforte, dove lo ritrovano la sorella Leda Loredana De Antoni, ultra novantenne, e la nipote Renata Voltolina, presenti oggi alla cerimonia. Per il rimpatrio si è prodigato il Ministero della Difesa, che ha accolto i resti mortali del caduto con tutti gli onori al Comando Forze Operative Nord di Padova lo scorso 6 novembre. Questo poi si è appoggiato alla Capitaneria di Porto di Chioggia, che nel voler rendere onore al sacrificio estremo del marinaio De Antoni ha organizzato la cerimonia sentita e toccante, officiata da Don Gianni Medeot da Grado. In rappresentanza dell'amministrazione comunale era presente Daniele Tiozzo Brasiola, vice sindaco di Chioggia, che ha partecipato alla cerimonia. I parenti hanno potuto quindi dare l'estremo saluto al congiunto, emozionatissima la sorella, da non riuscire a dormire la notte. Ora è vicino a casa, non più in Germania. Da tanti anni che ci provavo a riportarlo qua e finalmente ci siamo riusciti. Potete assistere alla cerimonia sul canale YouTube di Chioggia Azzurra. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia, il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle mille varianti di bossolà al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi. Nei giorni scorsi il consigliere Dem Montanariello elevava dubbi sulla liceità delle trasferte dell'assessore alla cultura Elena Zennaro, criticandone le assenze in occasione di commissioni e consigli. La Zennaro aveva subito ribattuto che fa parte del suo incarico di assessore promuovere la città nei contesti in cui è richiesto, mettendole in risalto dove merita. Sembrava finita là, ma il consigliere ha scelto di proseguire chiedendo un accesso agli atti riguardo le missioni svolte e focalizzando la sua attenzione sulle pezze giustificative di pranzi e colazioni. A quanto afferma il consigliere, in alcuni casi l'importo degli scontrini in fase di liquidazione sono stati decurtati della metà. Montanariello si chiede quindi chi era il suo ospite con lei in missione istituzionale e perché avrebbe dovuto pagare il comune. In altri casi è la stessa Zennaro a chiedere il rimborso per solo metà importo. Secondo il consigliere, lo scontrino dovrebbe corrispondere al centesimo alla spesa effettuata, non in modo forfettario. Il consigliere tira in ballo anche i taxi, dove il numero dei passeggeri non figura sulla ricevuta e si chiede se sia stato pagato anche per estranei. Montanariello si chiede cosa sarebbe successo se gli uffici non si fossero accorti di questa differenza, si sarebbe pagato per due. L'intento del consigliere è di porre la documentazione nelle mani della Guardia di Finanza, oltre che in quelle della Corte dei Conti per chiedere lumi. Annuncia inoltre che sarà presentata una mozione al sindaco. L'assessore Zennaro, interpellata da Chioggia Azzurra, rispose che ci deve essere un equivoco e che verrà chiarito. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto. Per cui proponiamo dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, lo spritz, il prosecco e la birra, tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink. La risposta dell'assessore Zennaro non si è fatta attendere. E afferma: appare veramente avvilente che una persona che viene pagata dalla Regione Veneto 8.000 euro al mese,
oltre alle trasferte a Roma, possa uscire con simili comunicati. Mi sono sempre spostata su delega, autorizzazione del sindaco, nessuna missione dubbia. Nessuna spesa non dovuta mi è stata liquidata, nessuna richiesta fuori luogo. E continua, e tranquillizzo il consigliere sulle spese della missione a Genova, non chiederò nulla perché non ho speso assolutamente nulla. Come già detto in precedenza, ero a Genova su invito del Ministero della Cultura per l'ottimo lavoro svolto a Chioggia. Ci sono per la mia città e continuerò ad impegnarmi per migliorarla. Sembra non essere più procrastinabile rivedere i vecchi piani urbanistici e mettere mano al nuovo lungomare. All'assemblea annuale di Gebis e Cisa Camping, alla presenza degli assessori comunali, Serena De Perini, assessore all'ambiente, e Massimiliano Tiozzo Caenazzo, assessore all'urbanistica, si è spiegato che si procederà in step, in tre stralci, per il primo dei quali, quello che riguarda la zona centrale, si pensa di poter partire nel nuovo anno. Sarà un styling di ciò che c'è già, ha affermato l'assessore Tiozzo. Probabili modifiche sono al vaglio sia per la parte a nord, che si sta pensando di prolungare fino alla diga, e per la parte a sud, con modifiche che andrebbero fatte su via Cristoforo Colombo e su tutta l'area Reduci che va sistemata. Secondo il presidente di Cisa Camping, Ranieri, sarebbe ora di passare ai fatti. Il lungomare va riqualificato. Ora transitano mezzi ad alta velocità e mezzi pesanti. Ora, ribadisce Ranieri, si deve procedere con scelte coraggiose in un'ottica di sostenibilità. Non si può più aspettare. Anche in altre zone, come a sud in via Barbarigo e in via Morosini, vanno prese decisioni in un'ottica di sviluppo per portare la città a una ricettività di almeno 2 milioni di presenze, con scelte di qualità per attrarre un turista sempre più esigente. Il presidente di Gebis, Gianni Boscolo Moretto, ha inoltre affermato che serve un riordino del piano dell'Arenile, che tenga conto anche delle continue modifiche della linea di costa. Da rivalutare alcuni punti per un nuovo piano dell'Arenile, soprattutto riguardo la fascia dedicata al tempo libero, che forse sarebbe preferibile agganciare al lungomare più che all'Arenile stesso. In ogni caso, appena si adotterà il PAT, si potrà intervenire con questo nuovo strumento. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre, Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari, Android ed Apple, e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device, assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351-683-7940. Parliamo di scuole e del ridimensionamento delle scuole a Chioggia. Infatti, il segretario generale della CISL Scuola Venezia, Mariano Maretto, riguardo il dimensionamento scolastico previsto a Chioggia, ha chiesto un incontro in regione con l'assessore Donazan. Il sindacato chiede che il comune di Chioggia riveda le sue posizioni sulla chiusura di due istituti comprensivi, prevista per il settembre del 2024. Dopo l'incontro con il vice sindaco con delega alla pubblica istruzione Daniele Tiozzo Brasiola e dopo l'incontro con il corpo insegnante circa 150 operatori, ha denunciato i problemi che potrebbero scaturire dalla chiusura. L'idea della giunta è di razionalizzare le strutture esistenti, chiudendo quelle dei centri storici Chioggia 1 e Chioggia 2, a causa del calo demografico e delle previsioni per il prossimo futuro. Gli studenti andrebbero suddivisi nei tre restanti plessi. Maretto chiede che vengano suddivisi invece in quattro, perdendo solo un plesso ma mantenendo i centri storici, effettuando così una transizione più equilibrata. Il sindacato sa bene che a decidere la riorganizzazione delle scuole sarà la politica, ma non andrebbe fatta, a suo dire, in modo così repentino. Sì.
Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga, il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco.